Uno degli aspetti che notiamo immediatamente è il rigoroso addestramento dei cani che durante gli spostamenti stanno tutti intorno ai rispettivi conduttori e non corrono a destra e a manca con il rischio di far frullare i selvatici. Giunti sul terreno di caccia, i cani cominciano a lavorare. Lo so, guarda. Dai, è pieno, eh? Dai, questo è un bel tiro, mi è passato sopra la capoccia. Questo è un bel tiro. Attento Luca, che qua ci sono, eh. Adesso stiamo incominciando a entrare un po' nel vivo della questione. I primi beccacini cominciano a partire. Anche noi, Luca ha fatto una bella coppiola, ne ho fatti due, ma ne ha fatto uno. Insomma, cominciamo a divertirci anche un po' noi. La giornata è splendida, non sembra neanche che sei in Irlanda. Per essere in Irlanda anche troppo. Esatto, e quindi proseguiamo assolutamente. Guardate quanto sono bravi questi cani, cioè il sistema di caccia loro. Loro sono tre gamekeeper che vanno sostanzialmente dietro ogni cacciatore. Ognuno di loro ha i propri cani e che ti cacciano avanti. Loro con i fischietti non si mischiano i cani, cioè, questa è una cosa importante, i cani non si mischiano. Anzi, riescono a tenerli corti. Li tengono alla giusta distanza, sempre con i fischietti, quindi ognuno ha i propri cani, 4-5 cani davanti che gli battono il territorio davanti, e se parte la beccaccia o il beccaccino siamo in condizioni, ti mettono in condizione di poterli sparare. Tirare. Organizzazione perfetta, proseguiamo. Dal terreno acquitrinoso ricco di beccacini ci spostiamo nei pressi di un boschetto e già due belle beccacce si fanno beffe di noi. L'ho presa di prima, l'hai visto? Eccola, è che ci fa? Oh, gli tiro uno sputo!
squadra. Cover. There's a good ball of cover there. Magic, get up here. Bravo Luca. Questa nonostante sia di qua, che un po' di beccaccio qua l'ho vista, questa è un pochettino magrolina. Diciamo qui ho ammazzato anche beccacce molto molto più grandi. Bravo. Allora Jess. Oddio. Ero sicuro di trovarcela, era possibile trovarci una beccaccia. Small, eh? Yeah, small. Very small. Che padella di prima, l'ho fatta anche allungare. Non mi ha sparato il secondo colpo. Cappello del prete! Mario! Oh, guarda. Ah, bella. Ma dimmi una cosa, ma come tu sei arrivato qui? Sono stato due messe lì. E sono volate insieme? Esatto, appena il bordo bosco. Una è andata verso l'esterno, una verso l'interno. Una l'ha ammazzata tu e una l'ha ammazzata. Una l'ha ammazzata prima questa e poi la seconda. E una è volata davanti a me. E una è volata davanti a me proprio, qui. Però c'è un fucile aperto con un colpo. Anche questa non è enorme. Non è enorme anche questa. Quindi può essere, essendo insieme, forse essere buttata. Può darsi. Di entrare. Perché erano tre tutte insieme alla fine. Belle. Erano tre tutte insieme. Bravi. Ti fate sparare una bocca. Usually at the end of the square. You shot on the screen. Visti i cani? Nella zona in cui non dobbiamo cacciare, devono stare tutti dietro. Vedi Richard, ha chiamato un cane che è andato più avanti, l'ha rimandato indietro. Perché ovviamente se i cani vanno avanti fanno volare via la selvaggina, invece quando è il momento vanno, se no tutti dietro. Get on, Benji. Get on, boys. Come back. Coniglio. Ah! Hey! My arrows. Rabbit. Nice.
ritorna. Good cock. I think mine. No, I think you. Don't tell Maya. No. For sure you. There is. This is a big. Good shot. No. Just smile. No, Mario, I think. Questa è una bella beccaccia grossa, vedi? Bella, proprio grossa, pesante, una regina sicuramente. Io devo recuperare due delle mie, sono state due. Siamo soddisfatti, abbiamo raccolto i frutti della nostra caccia. Insomma, abbiamo sparato discretamente. Credo che Mario sia stato il più bravo di tutti, nonostante l'ultima padella, lo voglio dire. È stato il più bravo di tutti e grazie a tutti quanti, specialmente ai nostri accompagnatori che grazie a loro. Assolutamente ci hanno portato in questo posto favoloso, conoscono a menadito la campagna, i boschi qui intorno e hanno cani favolosi che ci hanno regalato queste emozioni. Grazie. Questa mattina i nostri accompagnatori ci conducono in un ambiente molto bello e interessante. Notiamo immediatamente una grande presenza di fagiani. Se capita tiro qualche bel maschio, proveremo a catturarlo. Ma il nostro obiettivo principale restano le beccacce. Che è qua vicino a me? Thank you. Okay. No problem. Okay. Thank you very much. Okay. Oh, wow. Cook. Questo è un colpo solo, Questo è così. I wait here, Michael. Yeah. Fammela vedere, Mario. Massimo. Mandy. One pair. Your head's got a cut.